Molto molto bene ragazzi, eccovi qua, ben ritornati sul mio canale, il Cico che vi parla, e quest'oggi finalmente ho l'occasione e l'opportunità di iniziare ufficialmente questa nuova serie. Una serie che appunto girerà intorno a questo nuovo gioco, nuovo perché la prima volta che lo porto sul canale mi riferisco a Minecraft, ma non Minecraft classico, ma è un Minecraft modato, ossia con aggiunta, quindi è un qualcosa di più, con aggiunta di tanti nuovissimi pacchetti che apportano questo al gioco di base un'infinità di oggetti che possiamo ovviamente utilizzare nel nostro mondo. Detto questo, so che molti di voi non saranno sorpresi da questa nuova serie che sto portando sul canale, però per coloro che in questo caso mi riferisco a quelli nuovi o magari a quelli che se lo sono saltati, vi consiglio di andare a rivedere il video introduzione per questa serie, perché sorprendentemente ne ho fatto uno, anche se non sembra, non è stato diciamo visualizzato da tanti, quindi vi consiglio di andare a rivedere quel video introduzione per questa serie, perché è in quel video dove cerco di spiegarvi passo per passo diciamo tutti i dettagli che hanno portato, mi hanno convinto a scegliere questo gioco per una nuova serie, perché ho scelto di fare una nuova serie e tanti altri dubbi che certo credo vi saranno messi in luce da questo video. Quindi se volete sapere e essere informati di più da questa serie, vi consiglio vivamente di andare a rivedere quel video. Posterò ovviamente il link in descrizione, quindi sì, fate voi. Detto questo, non mi prolungherei troppo nell'introduzione di questo gioco, perché stranamente non sono molto bravo a a inventarmi cose speciali per le introduzioni, quindi direi subito di entrare nel vivo del gioco e ovviamente man mano che avanzeremo dedicherò diciamo qualche secondo a spiegarvi un po' le cose che vi sembreranno più difficili e magari che non capirete. Come notate dalla schermata iniziale del gioco è in inglese e anche diciamo anche questa cosa l'ho spiegata nel video introduzione, perché ho scelto di tenere la lingua inglese per questo gioco, quindi se avete diciamo delle perplessità su questo aspetto, sempre col video. Altre cose non diciamo non mi passano per la mente, quindi direi subito di andare nel di entrare nel gioco e creiamo un nuovo mondo. Lo chiamiamo in questo modo. Molto bene, andiamo di default e creiamo il nostro mondo. Molto bene, siamo qua, siamo nati con il nostro personaggio in questo mondo. E allora, ragazzi, do per scontato che voi conosciate questo gioco, quindi non vado nei dettagli e nei meccanismi su come funzioni. Però una cosa che voglio fare è partire questa storia, questa mini storia che in pratica ci serve per capire dove ci troviamo e come siamo arrivati qua. Se guardate attentamente nel nostro inventario abbiamo tre libri, anche se uno e due sono uguali, abbiamo due copie. E questo qua, se lo apriamo, guardate, sulla pagina destra c'è questo racconto breve in inglese che ci spiega più o meno con poche parole dove siamo. Allora, siamo sulla Luna, quindi guardatevi attentamente intorno, questa è la Luna e siamo arrivati qua perché l'umanità si è autoestinta, si è autoeliminata a causa degli scontri nucleari. Gli unici sopravvissuti siamo noi e come siamo riusciti ad arrivare sulla Luna grazie a nostro padre che praticamente possedeva una navicella che praticamente poteva viaggiare tra i vari pianeti. Quindi,
Noi siamo gli unici sopravvissuti. Quella è la Terra. Qual è il mio obiettivo, ragazzi? L'obiettivo che voglio portare a termine con questa serie. Se apriamo nuovamente questo libro, sì, entriamo, giriamo pagina, eccoci qua che ci vengono presentati i quesiti. Quindi, in pratica, la mod, questa mod, possiede un numero alquanto consistente di quesiti, di imprese. Che noi come protagonisti, come giocatori, dovremmo portare a termine. Come faremo questo? Diciamo come le potremmo svolgere? Dovremmo esplorare, dovremmo viaggiare, costruire e tante altre cose. Tutti questi lavori saranno facilitati ovviamente dalla mod che appunto, guardate, racchiude in sé un sacco di oggetti che ci saranno molto, molto utili nel percorso di questa serie. I quesiti in questo libro vengono raggruppati per alcune particolari diciamo caratteristiche, ma anche per il grado di difficoltà. Si parte ovviamente dalle più facili che richiedono appunto risorse e oggetti che troviamo subito nel mondo, altre invece che si troveranno poi nelle categorie più difficili, richiederanno risorse che non troveremo nemmeno qua sulla Luna, quindi dovremo anche viaggiare nello spazio e esplorare altri pianeti. Detto questo, direi subito di iniziare con i quesiti. Un'altra cosa che vorrei aggiungere appunto mentre svolgiamo questi quesiti è che se scendiamo qua sotto nella base, questa dovrebbe rappresentare la navicella del protagonista, anche se non sembra. Se scendiamo qua sotto, troviamo che si è portato dietro un albero. A che ci serve questo albero? In pratica, siccome siamo sulla Luna, dovreste sapere che non potremo respirare liberamente, quindi avremo bisogno di ossigeno incamerato in bombole. E se guardate in alto a sinistra, quei riquadri blu rappresentano l'ossigeno che abbiamo a disposizione nelle nostre bombole, perché il personaggio si porta dietro due bombole di ossigeno, e in pratica queste bombole di ossigeno le possiamo riempire una volta che avremo appunto esaurito tutto l'ossigeno, le possiamo riempire grazie a questi macchinari che troviamo sotto nella base. In pratica questo albero ci crea l'ossigeno e questi macchinari raccolgono e in pratica riempiono le nostre bombole. Per adesso non funziona perché questi macchinari richiedono corrente e il nostro generatore qua non funziona perché è un generatore che diciamo ha come carburante una stella, quindi funziona con le stelle. Credo che facendo i quesiti il gioco ci regali una stella e quindi potremo mettere subito in funzione questo generatore, quindi avere la possibilità di generare ossigeno. Di riempire le nostre bombole di ossigeno. Allora, apriamo subito il nostro libro perché non c'è nient'altro da aggiungere per adesso e vediamo qual è il primo quesito che cosa ci chiede. Entriamo nella prima categoria, un nuovo mondo, la Luna, punto di domanda. E vediamo, eccoci qua. Vi traduco come al solito. Benvenuto a casa. Benvenuto sulla Luna. La quale d'ora in poi sarà la tua nuova casa per il resto della tua vita. Ok, confortevole, meno male. È stata, direi, un'idea sbagliata distruggere la Terra. Che stai insinuando, amico? Che siamo stati noi a distruggerla? Poi non è distrutta, eccola là. Forse si riferisce solo all'umanità. Comunque. La descrizione del quesito che ci chiede di visitare questo luogo e a quanto pare lo abbiamo già visitato, sarà stato il punto dove siamo nati. Comunque. Ok, queste sono state le nostre ricompense e il quesito ci ha regalato, anzi abbiamo guadagnato una stella come pensavo, del cibo, tre bombole di ossigeno vuote. E a quanto pare sì, ok.
questo che ci serve per trasportare la corrente elettrica. Ok, ci saranno molto utili queste due bombole di ossigeno perché praticamente non dovremo diciamo togliere queste due che stiamo utilizzando e così rischiare di fare una brutta fine, ma riempiamo queste due e scambiamo sempre appunto le scambiamo con le altre due che abbiamo addosso. Però visto che siamo qua sotto e abbiamo la nostra stella, inseriamolo nel nostro generatore, ok? Siccome una stella ha una trazione di gravità, quindi facciamo attenzione. E guardate, l'energia si sta formando. Questo macchinario in pratica si sta rifornendo di energia da questo generatore e avendo energia raccoglie l'ossigeno dall'albero. In questo modo trasporta l'ossigeno in quest'altro macchinario e a quanto pare è pieno, quindi possiamo riempire queste due bombole. Qua ci dice che è attivo, ok. E possiamo passare al nostro prossimo quesito, intanto che quella bombola si riempie. Cosa ci dice il secondo? Ah, abbiamo la scelta libera qua, tre opzioni tra cui scegliere. Cos'è questa? Fail? Sì. Ah, questa è se il personaggio muore. In pratica ci ridà tutto quello che avevamo all'inizio. Ok, passiamo a... cos'è questo? Sì, ok, respira solamente. Ossigeno. Ok, fatemi leggere. Sì, una cosa che viene data per scontata sulla Terra, ma fin tanto che sei sulla Luna avrai bisogno di essa, e si riferisce in questo caso all'ossigeno. Riempi le due bombole di ossigeno per averle insomma pronte nel caso in cui ti servono, ok. E proprio meno male che lo stavamo già facendo, e quindi questa è già piena. Riempiamo la seconda, ok. Questa stella che c'è la trazione, c'è la gravità. Ok, lì in basso a sinistra ci sono alcuni numeri. A noi ci interessa più o meno il primo, quel 2495M, che rappresenta quanto capacità la nostra stella immagazzina appunto di energia, quanto può trasferire agli altri macchinari. E fin tanto che è attiva, quell'energia va a diminuire. Ok, vediamo se la seconda... no, si sta ancora riempiendo. Aspettiamo. Possiamo passare a un altro quesito, intanto vediamo un po'. Cosa ci dice questo? Quando eri un bambino, tuo padre ti diceva... ah sì, ti raccontava... ti raccontava di come lui e suo padre avesse costruito una base sulla Luna. Una cosa che usava a menzionare era di usare la stella o le stelle per generare energia nella base. Ok, quindi mi correggo, questa non è la navicella con quale siamo arrivati, ma è la base che suo padre costruì qua sulla Luna. Ok. Sì, abbiamo capito dalla storia. Molto bene. Quindi questa è una base. E l'abbiamo fatta, mi sa, questa. No, Starco in te. Ah, ok, qui che dice? Per questo quesito. Sì, ok. Ci è chiesto di prendere questo contenitore di stella. Quindi ci serve a trovare questo contenitore. Ok, shift tasto destro con la mano vuota. Ah, ok, ho capito. Quindi questa è riempita. Ok, è piena. Sì, è piena. Quest'altra? Ah no, ok, adesso sì. Allora, che facciamo? Tiriamo nuovamente fuori la stella. E come facciamo? Ok, shift tasto destro. E poi con la mano vuota togliamo fuori, eccolo qua, il contenitore per la stella. E apriamo nuovamente il libro. Ok, abbiamo fatto. E che ricompensa è questo? 127 fertilizzanti o no?
Ah, il losto. Sì, ok, no, mi sono sbagliato. 5 pezzi di terra e qua ci dà la scelta. Ah, che scegliamo? Scegliamo la terra, sicuramente ci sarà più utile. Perfetto. Abbiamo queste, mettiamole da parte, ci serviranno. E se non l'avete ancora notato, c'è un albero fuori, non so come ci sia riuscito. Forse sì, comunque ci servirà, però non rispetta di certo le leggi della fisica. Se ne sta qua tutto solo, solo sulla luna, comunque. Molto bene. Questo quesito l'abbiamo fatto. E anche questo con sulle bombole. Ok, 5 semi e altro cibo. E qua che scegliamo? Ah, possiamo scegliere questo. Da cosa ci dà? Il melone. No, no, scegliamo, magari ci dà qualcosa di interessante. Ok, mettiamo a posto il contenitore e anche la stella. E apriamo questo coso. Cos'è? Cosa ci dà? Ah, una testa di zombie. Ok, grazie. La possiamo mettere. Sì, la possiamo mettere. Aspettate. Oh! Siamo degli zombie. Ah! Comunque. Sì, questi quesiti sono molto molto facili, questi all'inizio, ci si poteva aspettare d'altronde questa cosa. Quindi diciamo che questo episodio ne potrei fare un paio. E quindi proseguiamo perché tanto è proprio quello che voglio fare in questo primo episodio, ossia fare più quesiti possibili. Perché così ci possiamo mettere sulla buona strada e iniziare a fare le cose che meglio e più ci servono per difenderci e poi poter esplorare più in là. Perché ci dovremo difendere d'altronde. Sono dei mostri qua, ancora non è arrivata la notte. Sembra strano perché siamo sulla luna, siamo di giorno perché c'è il sole. Prima o poi se ne andrà, piano piano. Quindi ci dovremo sbrigare. Perché se no, più in là, durante la notte, avremo visite. E allora, prossimo quesito. La superficie. Bene, ok, da come sembra, non è formaggio. Ma ci potrebbe essere qualcosa di utile dentro di sé. Che cosa? Ah, ci potrebbe essere, sì, la potremo utilizzare in qualche modo nel futuro. Ne dovrei prendere qualcosa o una certa quantità giusto nel caso ci serva. E si riferisce a Moon Turf. Col turf non so cosa significhi, ma è comunque è simile alla Terra, solo che siamo sulla Luna, quindi sì. Raccogliamola. Non so se la possiamo raccogliere con la mano libera. No, la possiamo. Ok. Oh, wow, sì. Senza di gravità possiamo. Ok. E quante ne dobbiamo raccogliere? 20, dannazione. Va bene. Perfetto, apriamo nuovamente il libro. Ok, fatta. E altro cibo. E sì. Ok, mettiamo qui questo da parte. Un sacco di cibo. Apriamo. Ah, ok, ci ha dato un uovo. Con cui possiamo far apparire uno zombie. Teniamocelo. Ci servirà. E andiamo, proseguiamo. Cosa ci dice la prossima? Ok. Due alberi. È tutto quello che ti è rimasto. Uno per l'ossigeno, un altro per. Sì. Bla 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 bla, ho capito. Ok, ho capito. Ci serve. Ok, dobbiamo tagliare questo albero e sperare che ce ne dia altri da piantare nuovamente. Se no, siamo fritti perché non abbiamo un altro. Quello sotto ci serve per l'ossigeno. Speriamo bene.
Non uno, ben tre. Perfetto. Siamo fortunati. Anzi, quattro. Oh, caspita, uno zombie uscito da quel buco. Allora, abbiamo la nostra terra. Non possiamo. Stranamente, qua questo era cresciuto su questa superficie. Invece, non possiamo ripiantare questo l'albero perché dovremo piantarlo sulla terra. Quindi, dove possiamo? Non davanti alla base. Piantiamoli. Piantiamoli qua. Qua sì, qua sembra un posto giusto. Quindi piantiamo qua. Dov'è? Dove è andato lo zombie? Ah, sarà ritornato a casa sua. Ok, lasciamo tre blocchi. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Perfetto, 1, 2, 3. Ne abbiamo 6, quindi 2, 4. 1, 2, 3. Mettiamone altri 2. 1, 2, 3. Perfetto. Chiaramente potremmo usare questa specie di fertilizzante sugli alberi e farli crescere più in fretta, però. Per adesso aspettiamo, lasciamoli così e ritorniamo ai quesiti. Ritorniamo ai quesiti. Ok, dovremmo costruire, fabbricare anche un'ascia di legno. Ok, quanto legno abbiamo? Oh, scusate, non volevo buttarlo. Abbiamo 5. Prima di tutto dovremo craftare. Ah no, non così, che sto facendo? Trasformare questi pezzi di tronco in legno e poi costruirci questa qua. Ah. E dove la posizioniamo? Mettiamola qua, nell'angolo. Sì, come. Ah no, qua dove lascia? Eccola qua. Ah, non è questa. Caspita. Questa non mica è di legno. Sì, comunque so, mi ricordo come si fa. Sono così. Ok. Fatta. Apriamo libro. Molto bene. Ci regala un'ascia di pietra. E scegliamo te. Ma che? Ah, coloranti, ok. Teniamoci lì. Possiamo finalmente fare tè. Molto bene. E lo mettiamo qua. Fantastico. Buttiamo tutta questa roba che non ci serve per adesso là dentro. E anche l'ascia di legno. Il cibo. E anche questo libro. Molto bene. Allora, passiamo al prossimo quesito. Cosa ci chiede? Se vuoi espandere la tua. Sì, la tua. Il tuo piantagione di alberi. Tutto quello che ti serve e più terra. Quindi, come puoi farlo? Ci serve. Ah, il composto. E quindi ti servono questi barili, i recipienti dove inserire la terra. O non la terra, dove inserire gli alberi e fare la terra. Credo che. Ok, sì. Questo recipiente serve a questo per fare più terra. E come possiamo farlo? In pratica, innanzitutto, ci serve far crescere. Oh, che è successo? Far crescere più in fretta questi alberi. Ok. Oh, e te? Ok,
Andiamo. Ok. Meno male che abbiamo l'ascia. Possiamo tagliarli più in fretta. Ma comunque, più in fretta è una parola. Alquanto grossa. Ah, ecco perché andava così piano. Perché taglia tutto l'albero. Quanti? Ok. Due ne abbiamo. E si fa in questo modo. No, scusate, non così. Mi ricordo come si fa. Ok. Ok, due. Bastano due. Li posizioniamo, non qua dentro, perché occupano spazio che ci è utile per altre cose. Mettiamoli qua vicino, accanto alla base. E in pratica, come facciamo a trasformare? Ok, che è successo? Ah no. Come facciamo grazie a questi recipienti a formare la terra? In pratica dobbiamo riempirli in questo modo. No, questo ce lo teniamo perché facciamo crescere un altro albero qua. E in pratica ne vanno 8, mi sa, qua in mezzo. Quanti ne abbiamo messi? 2. Ne vanno 8 e 8 pezzi fanno un blocchetto di terra. Quindi tagliamo tutti questi alberi. Ok, sto notando che la prima bombola di ossigeno è andata, quindi teniamoci pronti a scambiarle. Ok. Come stiamo con la giornata? Ah, mezzogiorno. Ah. Più cose facciamo di giorno che richiedono di farle fuori base, meglio è. Perché almeno non abbiamo a che fare con quei zombie e altre creature malvagie. Oh, una mela. Bene. La possiamo mangiare subito. Siamo affamati. Ah, quasi riempita la barra. Ok, raccolto tutto. Ah. Questo qua. Ok. Rimettiamo tutto a posto come era prima. E ne abbiamo 10, quindi altri 6 qua. Vedete in alto? Si sta caricando piano piano, 8%, 10. Ok. Sta trasformando in terra. Questo quesito l'abbiamo fatto perché i nostri recipienti li abbiamo costruiti, quindi scegliamo altra terra perché sì, è più difficile da farla la terra che non. Comunque, abbiamo altri 5 pezzi e... Ah no, 14 con gli altri di prima. Finiamo di mettere queste due file, così sono uguali. Ok. E piantiamone. Ok, uno qua. E uno qua. Come siamo qua con. Molto bene. Il pezzo fatto. Quindi lo possiamo prendere. E così si fa la terra, ragazzi. Questo è un metodo. Metodo mediocre e basilare. Ma d'altronde siamo all'inizio. Che non abbiamo macchinari per poterlo fare in un altro modo. Che cos'è? Cos'è questo? Ah, ok. 10 pezzi di terra. E cos'è? Il verme questo. Scegliamo il verme. Ci servirà il verme perché in pratica mettendolo sull'albero trasforma l'albero o almeno le foglie dell'albero le trasforma in cos'è quello? In questi qua.
E quello che praticamente i ragni droppano. Comunque, teniamo, mettiamo anche questo qua dentro. E altre cose? No, non credo. Facciamo l'ultimo, ragazzi. Facciamo l'ultimo quesito per questo episodio. Siamo arrivati giusto qua in mezzo. Ok, quindi già un terzo di questo gruppo di quesiti fatti. E cosa ci dice qua? Ah, questa. Ah, ecco. Oh, che è successo? Avete visto? Caduto un meteorite. Grande. Non abbiamo sentito niente perché siamo sulla Luna. Non c'è aria, quindi il suono non si sente. Ci serve un macchinario speciale per sentire le cose. Questo è un meteorite fresco fresco. Caduto dal cielo. Se lo tocchiamo mi sa che ci fa male, brucia, ci brucia. Sì. Ah, e ci sarà utile, ma non lo possiamo raccogliere perché servono. Ci serve un piccone speciale. E ritorniamo al nostro quesito, che ci diceva qua. In pratica sì, questo oggetto qua ci serve per filtrare in pratica questo suolo che si trova sulla Luna e in questo modo guadagnare risorse, perché in pratica in questo suolo dentro questo suolo è presente sono presenti una marea di risorse che ci sono molto utili e questo qua ci serve proprio a questo, a filtrare le risorse dal suolo. E come possiamo costruirlo, craftarlo? Ci serve appunto questi fili qua. E purtroppo, ma mi sa che possiamo fare subito, ragazzi, se utilizziamo questi. Ok. Facciamo crescere nuovamente tutti gli alberi. Molto bene. Ok, questo. Ok, è cresciuto, meno male. Oh! Bello grande. E riprendiamoci il nostro vermiciattolo e andiamo a posizionarlo sulle foglie. Ok, l'abbiamo fatto e dovremo aspettare, visto che tutti questi alberi si toccano, praticamente questo. Sì. Andrà da un albero all'altro e tutte queste foglie si trasformeranno in. Visto intanto che aspettiamo, rivediamo nuovamente con. Come possiamo fare a costruire queste due cose. Ok. Allora, scriviamo così. Ok, questo ci chiede 8 e credo di. Quanto. Sì, ci servono 2. Quindi 8 per 2 volte 16, quindi 16 pezzi di. 16 di quei fili. 4 pezzi di legno e 2. Ok, 2 di te. Ci stai mettendo un bel po', eh? Come vedete si espande piano piano. Ci stai mettendo un po' troppo, amico. Troppo per i miei gusti. No, allora mi sa che ve lo ripropongo e continuiamo al prossimo episodio, ragazzi. Torneremo quando tutti questi alberi saranno ritrasformati in quello che noi vogliamo. E sì. Questo è il primo episodio ufficiale di questa nuova serie, ragazzi, Scienza Galattica, la mod per Minecraft. Io spero che vi sia piaciuto. Abbiamo tantissimo lavoro da fare, quindi mi dovrò organizzare per bene e fare anche le cose, avanzare anche fuori registrazione, perché non potrò d'altronde ripetere le stesse cose migliaia di volte registrando, sarebbe stupido.
E a parte questo, io vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro supporto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, così seguite sempre i miei contenuti. Io vi aspetto ad un prossimo episodio. Qui è tutto. Un saluto. Bella.